Giuseppe, alzati. Quando è che prendiamo un cane? Hai visto la tua stanza? Pensa se qui dentro ci fosse anche un cane. Ma lo prendiamo o no? Di questo ne abbiamo abbondantemente parlato. Guarda qui, non sai prenderti cura di una stanza. Figuriamoci poi di un altro essere vivente. Il rapporto l'ho dato a Neretin ieri. L'incontro è alle 10. Buona giornata. La valetazze. Arrivo tra poco. Sono in grado di cambiare forma in qualsiasi momento e adattarsi al compito da svolgere. Che si tratti di bloccare subito un pericoloso virus, creare degli impenetrabili firewall anti-hackeraggio, proteggere database contenenti informazioni top secret ovunque essi siano. Vi posso assicurare che non c'è niente al mondo di più affidabile dei miei nanobot. I test sul campo quando potranno iniziare? Saremo pronti tra 2 giorni e in seguito avrete i dati. Molto bene, a questo punto consideri pure estesi i suoi fondi. È ancora presto per esultare. Non siamo certi che i nanobot riescano davvero ad adattarsi così rapidamente alle condizioni reali. Dacci un nero! Così, bravo! Bello, eh? Chiedo scusa, posso entrare? Sì, entra. Spero che sia per un valido motivo. Attento a dove cammini, imbranato. Ora basta, apri il libro di geometria. È una strana nanotecnologia. Possono cambiare addirittura forma e sembrano vivi. È davvero eccezionale, credimi. E perché dovrebbe interessarmi? Possono riuscire a superare qualunque sistema. Si muovono come se fossero vivi, tipo il mercurio. Questi nanobot potrebbero anche hackerare borse valori, banche. È una cosa seria. Fa venire Geco. Il lago dorme e la foresta con i suoi alberi. Ondeggia forte il salice al vento. Ondeggia forte il salice al vento. Dov'è il salice? Dormi, dormi. Tutto è bellissimo, ora nel suo sogno. Ogni cosa intorno a lei è bianca. Vede grandi gemme luccicanti incastonate in meravigliose collane d'argento. E stupendi tappeti fatti di erba e profumati fiori dai mille colori. Dormiva e il respiro sollevava il suo petto. Cos'è? Sei diventato matto? Ti metti a disegnare la mia ragazza? Chi ti ha dato il permesso? Ora ti do una bella lezione. Tienilo tu. Bianche pure e brillanti. Piccole e tenere stelle sembrano cadere dal... Che succede?
Skorik! Vuoi mandare a fuoco la scuola? Di corsa dal preside. Su, forza. Tutti a letto. Odio le nuove tecnologie. Di questo passo ho paura che presto finirò in un museo. Non ti vorrebbero in un museo, parli troppo. Buonanotte, ragazzi. Al laboratorio posso arrivarci. Il problema è questa cassaforte. Una Braun 2300. È ignifuga. 5 centimetri d'acciaio. Ha protezioni contro ogni minaccia. Nessuna garanzia per quella. No. No. Parli di garanzia. Per quale motivo tu lavori per me? Perché sono un professionista. No. Tu lo sai qual è il motivo, intelligentone. E quindi adesso va a prendermi quei nanobot. Ecco, pensi solo a disegnare. E i piatti sono qui, come sempre. No, mio caro, il cane te lo scordi. Qui controllo. Fermo!
Adesso che fai? Così. L'hai fatto tu? Sì. È forte. E il tag è stupendo. Bravo. Grazie. Sentito, sei davvero forte. Scarichiamo i soci e facciamo da soli. Sono tutti fissati con le criptovalute. Sono soldi elettronici nel mondo digitale. Dobbiamo solo tirarli fuori da lì. Un lavoro perfetto per i nanobot. Sì. Sono un genio, vero? Missione compiuta. Non c'è niente. Come sarebbe? Non c'è niente. E i nanobot?
rispetteranno tutti dopo. E avranno paura di me. Quei nanobot mi daranno il vero potere. Rilegga e firmi, per favore. Non sei stata all'altezza del tuo compito. Ora finirai davvero in un museo. Sta zitto, brutto barattolo arrugginito. Cos'è successo? Un furto. Schiva. Sì. Un ladro è entrato qui dentro. La sicurezza l'ha inseguito, ma è riuscito a scappare. Adesso la polizia sta visionando i filmati delle telecamere. Sono certo che ci aiuteranno a rintracciare i nostri nanobot. O quantomeno la persona che li ha rubati. No, sono i miei nanobot, sono una mia creazione. E solo io so come funzionano e quello che pensano. Li troverò da sola. Imbranato, raccogli tutto. L'hai tirato tu. È impossibile, ma avete visto? Ci riesce. Facilmente. È veramente bravo da assumere come consulente per la sicurezza. Che cos'è? Sembra un'arma. Neutralizzatore ad impulsi. Spara onde elettromagnetiche. Possiamo disattivare ogni dispositivo, o disassemblare i nanobot, o anche metterli in stand-by, o dire loro di attaccare. Codifica completata!
Con il mio budget, l'unica possibilità che ho è rubare. Oh. Ehi, ragazzino! Che fai? Stai rubando? Mm? Oh. Ladro! Attenzione, rilevata nanoattività. Ecco, vi ho trovati. Credevo che ci avrebbero scritto sopra. Perché avrebbero dovuto? Era un'opera d'arte. Ciao, Max. Il tuo cervello produce adrenalina e cortisolo in eccesso. Questo fa accelerare il tuo battito cardiaco. Come fai ad essere qui? Calma, calma. Posso darti una spiegazione per questo, ma prima devi calmarti. Respira profondamente. Ecco, lo sapevo che finiva così. Forse avrei dovuto iniziare con qualcosa di meno impegnativo, ma chi se l'aspettava? Posso aiutarla? Mi servono le registrazioni della videosorveglianza dell'ultima ora. È della polizia? No. Ma allora devo chiederle di andarsene. Grazie. Dati della sorveglianza estratti. Sto sognando. Se permetti, adesso vorrei rispondere alla domanda che mi hai posto prima, ossia come faccio a essere qui? Sei stato tu a farmi uscire dal contenitore, convertendomi poi in un graffito da te creato. Ma era normale vernice. No, ho sbagliato, non è affatto così. Sono fatto di microscopici nanobot. Volevi la vernice e quindi mi sono trasformato in vernice. Volevi dipingere un cane robot e sono diventato un cane robot. Sappi che sono stato programmato per servire fedelmente il mio creatore. Creatore? Esatto, e mi hai creato tu, Max, e hai anche detto che sono forte. Aspetta, quindi la rissa a scuola... Sei stato tu a farmi combattere in quel modo. Il tuo ipotalamo ha trasmesso al sistema nervoso centrale un segnale che io ho interpretato come voglia di combattere e ti ho solo dato un piccolo aiuto. E nella cartoleria? Lì ti ho impedito di commettere un grave reato e in questo modo ho evitato che il tuo sedere finisse bruciato in una padella infernale. A proposito, che cos'è un sedere? È quello che hai usato al posto del cervello, così adesso, oltre a essere rimasto senza matite... Sono pure nei guai con quel bullo di Dan. Nasconditi. Nascondersi? Vale a dire diventare non visibile alla vista di qualcun altro. Lo posso fare. Invisibilità attivata. Ehi, papà. Scusa, ho una chiamata urgente su Skype. Chi di noi due è invisibile? Beh, la mia invisibilità è attiva. Dove sei? Sei qui.
Saranno allucinazioni. Concorso per disegnatori di fumetti. Premio un anno di tirocinio allo studio Levramma. Il termine per iscriversi scade stanotte. Tanto non ho alcuna possibilità. Quindi perché preoccuparsene? Ehi, ragazzino, che fai? Stai rubando? Nanobot, che accidenti state combinando? I suoi caffè. Grazie. A lei. Attenzione, rilevata nanoattività nelle vicinanze. Ecco, vi ho trovati. Ciao. Ciao. È davvero un bel posto, forte. Sì. Sentite, sapete di chi è questo tag? No, mai visto. No. No. Ehi. Dai, giochiamo. Max, tu hai creato un cane. Allora, che ne dici di fare le cose che si fanno con i cani? Le mie ricerche indicano che fare attività con il proprio cane in un parco è divertente. Max? Ma ieri sei sparito. Modalità invisibile, mi avevi detto di nascondermi. Vuoi andare al parco con me? Sì. Conciato così. E così? Come? Ti sei visto. Ma, credevo che mi avessi reso un cane forte. Questo è vero, lo sai, ma ti manca una cosa importante. Quale sarebbe? A me sembra, sì, di avere tutto al posto giusto. Non mi riferivo a quello. Mi riferivo al fatto che non hai l'aspetto di un vero cane. Ah, adesso credo di aver capito. Quindi per potermi portare al parco vorresti che io sembrassi un vero Fox Terrier. Giusto? Esatto. Nessun problema. Puoi trasformarti davvero. Adesso possiamo andare al parco? Sì, possiamo andarci. Ma ci serve un guinzaglio. Nessunissimo problema, Max. Devi comportarti come un vero cane. Lo hai promesso. Come vuoi tu, Max. Guardali. Ipotesi confermata. È vero, le gite al parco sono molto divertenti. Sei impazzito. Non puoi farti sentire o qualcuno verrà un infarto. Davvero? Ho un'idea. Mettilo nell'orecchio, forza. Ciao Max, sono Foxter, passo. Allora? Che bomba. Lo so. Max, ma che stanno facendo? I cani si comportano tutti in modo strano e irrazionale. Rilassati, è solo il modo che hanno i cani per salutarsi. Forza, va. Ora fa amicizia con loro. D'accordo.
Ciao, io sono Foxter. Tu ti chiami? Ti andrebbe di giocare con me? Allora, ci annusiamo un po'? Max, qualcosa non va, nessuno vuole giocare. Come succede a me a scuola? Li hai annusati sotto la coda? Sì. È l'odore. Tu non odori come un cane. Vero, sei intelligente per essere un umano. Riprodurre molecole odorose. Avevi ragione, funziona, Max. Ah, salve signore, come sta? È un vero piacere. Come va? Max è davvero forte. Essere un cane così divertente, dovresti provare. Momento, ecco qui. Ora devi pulire i miei bisogni, Max. Scordatelo, quelli io non li toccherò mai. Ma questo è parte integrante dell'essere padrone. Non ho il sacchetto con me. Allora usa la tua mano. Andiamo, non è neanche reale. Forza. Sì, va bene. Da bravo, Max, raccoglili adesso. Ops. Provaci ancora. Visto? La prima cacca volante al mondo. Fa attenzione però e assicurati di prendere la mia. L'ho presa. Sì, sembra la mia. Max. Oh. Che cosa hai in mano? Niente di che. Oh, ma che carino. È tuo? Sì, è mio. È un vero cane. Dal naso alla coda. È piacevole. Come si chiama? Foxstar. Il suo nome è Foxstar. Sonia! Noi stiamo andando all'Art Platform. Ci vediamo a scuola. Foxstar! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Max, ho registrato un importante rilascio di dopamina e i livelli di serotonina hanno raggiunto un valore altissimo. Sta zitto! Sembra proprio che lei ti piaccia. Tanto non ho nessuna speranza. Forse dovresti provare ad annusarla. Potrebbe funzionare. Lo sai, credo che tutti i problemi di relazione tra gli umani siano causati dall'assenza di una coda. Perché pensi di non avere nessuna speranza con lei? Perché ha un fidanzato, Dan. Cos'è un fidanzato, Dan? È solo un idiota che non fa altro che rovinarmi la vita. Sonia ha detto che stava andando all'Art Platform. E i dati a mia disposizione dicono che l'Art Platform è un posto dove i giovani esseri umani vanno a spendere soldi che danno loro i genitori. E allora? Sta a sentire. Mi è venuta un'idea. Un'idea? Non ci credo. I nanobot si sono trasformati in un cane. Sono programmati per dare forma ai desideri del padrone, quindi rientra tutto nella norma se il ragazzo voleva un cane. Sorprendentemente però è il cane a comandare, non il ragazzo. Significa che l'intelligenza artificiale funziona davvero. No, non lo conosciamo. Mai visto. Ciao. Grazie. Pronto? Che stai facendo? Sto investigando. Sei diventato Sherlock Holmes. Senti, sto provando a trovare... Provando? Se non trovi subito i nanobot, sai che faccio? Ti metto in una cassa e ti spedisco a Timbuktu. È molto lontana. Tutto chiaro? Perché siamo venuti qui?
Lo capirai, fidati di me. Divertitevi. Che strano, perché ho voglia di prendere queste bolle? Quanta gente. Ehi, Max, hai visto? La ragazza è tra il pubblico. Cos'ha quello al centro? Si muove in modo strano, sta male. Sta ballando. Ah, ballare. Quello lì non è il fidanzato d'Ella. Iniziano a piacermi questi strani movimenti. Bravissimo, congratulazioni al vincitore della nostra sfida. Forza ragazzi, fatevi sentire. Bravo. Ho analizzato ciò che affascina le ragazze e ora so come attirare la sua attenzione. Dobbiamo trovare un posto tranquillo. Yo yo yo. Oh, a proposito Max, il tuo taglio di capelli si chiama Ascodella e credimi, non è necessario aggiungere altro. Ecco, questo è il posto giusto. Chi ha intenzione di fare? No, no, forse questo. Aha. Finale? Fatto! Stando a quanto riportano i blog di moda, da adesso vestito in questo modo sarai irresistibile. E non dimenticare quegli strani movimenti.
tu. Ciao. È fantastico. Come va? Cavolo, hai vinto la battle. Forte. Mi sa che sei uno che conosce tutti qui. E allora? Sai chi è questo? Ragazzi, a quanto pare l'imbranato è nei guai. Chi è? Dammi il tuo telefono. Vorrei tanto essere lì a guardare la scena. Ecco nome e indirizzo. E digli che ti ha mandato Danny. Lo farò. Ci siamo. Addio a quell'imbranato. È incredibile. Devo andare. Ecco, allora... ci vediamo. A proposito, questo è tuo, vero? Sì, quello l'ho fatto io. È bellissimo. Oh, ma guardali! Ciao. Oh, questi devono essere quelli che chiamate abbracci, ossia un segno di affetto e tenerezza. In effetti è molto meglio che annusare sotto la coda. Era una battuta quella? Sì. Ti è piaciuta? I nanobot trasformati in cane si prendono cura degli altri. La mamma non mi permette di avere un cane, quindi... passa alla modalità invisibile. Sì, lo so. È quello che le ho detto. Ci sono salite ieri sera e le ho detto esattamente questo. Già. Oh, vai, è fortissimo! Oh, vai! E adesso? Sì! Cosa facciamo? La cosa più giusta sarebbe dirglielo. Allora diglielo tu. Digli che ci trasferiamo a causa del tuo lavoro. Max comunque non ha amici qui. Dovrebbe cambiare scuola. Dai, adesso calmati. Certo, la fai facile tu. Come nessun amico. Max. E perché non avete pensato di chiedermelo? Cosa sono per voi, un bagaglio extra? Una piccola macchia sul divano? Sta attento a come parli. E perché tanto non vi siete mai interessati di me, entrambi? Calmati. Vattene pure, starò meglio senza di te. Max. 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 Lo poteva salvare. Perché non l'ha fatto allora? Capo.
E tu che cavolo ci fai qui? Devi venire solo quando voglio io. Che roba è? Una manciata di nanobot. Loro, i nanobot, si sono trasformati in un supercane che all'improvviso è scomparso. Puff. È rimasto soltanto questo. Puzza di cacca. Che ne facciamo di quello? Possiamo portarlo dai nostri scienziati, così lo analizzeranno. Giusto. Ho un'idea. Lo facciamo analizzare e poi lo produrremo in quantità. Qualche tonnellata andrebbe bene. Hm? Un ottimo piano, capo. Sì, è un ottimo piano. Da Napoleone. Le analisi sono buone. Ancora due giorni e poi potrà tornare tranquillamente a casa. Come sarebbe svanito nel nulla? Quando sei andata a dormire l'ultima volta? Non importa. I nanobot ora sanno controllare l'energia. Impressionante, ma la dirigenza della Gears è preoccupata. Puoi coprirmi? Non so per quanto. Notizie del papà? È stato appena operato. Hanno detto che si riprenderà. L'eccesso di adrenalina e i livelli della tua bile indicano un forte stress emotivo in corso. Perché non l'hai aiutato? Come non l'ho aiutato? Ti ho visto. C'eri anche tu. E potevi fermare quella macchina. Ma tu volevi scappare. E io ti ho aiutato a farlo, Max. Mi hai aiutato. Mio padre è in ospedale. Pensavo che fossimo amici, ma tu... Un amico non si comporta così. Max... Sì, certo. Ma non ho capito. Che diamine vorrebbe dire che non si possono replicare? Vuol dire che replicare la nanoingegneria è quasi impossibile. È quasi impossibile sopravvivere al mio pugno, ma se vuoi puoi provarci. Quanto vi ci vorrà? Un anno o più. Un anno? Il ragazzino? Quale? Quello di cui mi hai raccontato. Va a prenderlo. È solo un ragazzino, che importa? Tu lavori per me. Non hai alcuna scelta. Tuo padre ha un debito. Me lo devi. Sono sicuro che lui non ne sa niente. Ha creato un cane dai nanobot. Quindi portalo qui. Mi hai capito? Va, forza, muoviti! Seguilo. Signora Skorik? Buongiorno. Ciao, figliolo. Vieni. Oh, hai una faccia più lunga della mia. È tutta colpa mia. Max... Sono uno scherzo della natura, che si crede un artista. Se vuoi che ce ne andiamo, va bene, non importa. Me la caverò. Disegnerò altri amici. Avevi ragione, Max. Avremmo dovuto chiedertelo. Non andremo via se tu non vuoi. A volte tutti possono sbagliare. Tesoro mio. Max! Sai, Foxter, tutti possono sbagliare. Questo è vero. Ora mi spiego meglio.
So che tu volevi soltanto aiutarmi. Esatto. Ma io credevo che il papà volesse staccarmi la testa. Dici davvero? Lui ti inseguiva per staccarti la testa? No, è solo un modo di dire. D'accordo. È vero che sono scappato, ma non volevo. Non capisco, spiegati meglio. Gli esseri umani a volte fanno cose che non vorrebbero fare. In che senso? Ecco, a uno piace tanto una ragazza. Uh-huh. Ma al tempo stesso fa finta di ignorarla. Perché? Per attirare la sua attenzione. Sì, gli umani sono esseri strani e illogici. In ogni caso, io sono stato creato per obbedirti. No, tu devi saper decidere da solo. Una macchina stava investendo un essere umano. E non doveva importarti niente di quello che volevo io. Quindi avrei dovuto salvare l'umano? Certamente. La vita umana è molto più importante delle nostre stupide emozioni. Sì, ho capito. Devo saper decidere e la vita è più importante delle stupide emozioni. Corretto? Sì, più o meno. Sei un tipo forte. Lo sei anche tu. Dammi il 5! Max, girati! Guarda! Sonia, come mai sei qui? Ho saputo di tuo padre e così sono passata a trovarti. Sinceramente, sono molto felice di vederti. Ma sei venuta senza il tuo Dan? Ah, sai, lui ha fatto credere a tutti che io sia la sua ragazza, ma non è vero, racconta solo cavolate. Non si può parcheggiare qui. Spostamela tu, se sei capace di farlo. Non sarebbe bello guidare quella macchina? Immagini, io e te qui dentro che corriamo su un'autostrada infinita. Sarebbe davvero fantastico. Max! Un sogno. Max! Dille che la sai guidare. Finiscila. Cosa? Mettiti al posto di guida, penso a tutto io. Lei rimarrà impressionata. Comunque so guidarla. Dici davvero? Sei impazzito. Quell'uomo mi ha chiesto di spostare la sua macchina e lo farò. Adesso comportati normalmente. Come riuscirai a farla partire? Ora prendi il volante e dille che hai il tocco magico. E poi premi il bottone start. Ecco, vedi? Io ho il tocco magico. Ci siamo! Che facciamo ora? Lasceremo che ci mostri lei che cosa sa fare. Chi sei tu? Oh, oh, questa cucciola ha carattere! Prendi! Ah, ci ha bagnato! Hai visto? Quello era Dan! A guidare. Voglio dire, guidare così bene. Non è difficile. Non avrei mai detto che tu fossi così forte. Consiglio dal sito di incontri. Falle un complimento. Grazie. Anche tu sei forte. Di quale segno sei, baby? Per consiglio, grazie.
stancato, amico. AI0808AI. Il proprietario è nella lista dei ricercati dall'Interpol. Abbiamo delle macchine dietro. Sarebbe meglio farle passare, non credi? Va tutto bene? Sì. Ma che ti è preso? Saremmo potuti morire. Ti avevo detto di non seguire gli ordini alla lettera. Hai visto cosa hai combinato? Sei un idiota. Sonia, credimi, non è come sembra. Non stavi urlando contro il tuo amico immaginario? No, no, stavo urlando al mio cane. Beh, non è proprio un cane. Direi piuttosto un super robot segreto. Va tutto bene? Sì, la ringrazio. Sono un agente di polizia. Per favore, fammi vedere la patente, anche se ho il forte sospetto che tu la patente non ce l'abbia affatto. E questa macchina non è tua, vero? Vede, un amico prima mi ha chiesto di spostarla. E se non sbaglio, c'è anche un'altra cosa qui che non è tua. Chiedo scusa, ma non riesco a capirla. Sai che facciamo? Vi porto alla centrale di polizia, così capirai tutto. Possiamo andare a piedi, grazie. Devo costringervi a venire con la forza. Ma non è la macchina della polizia. Sali e basta. Modalità emergenza. Modalità emergenza. Tranquillo. Sono un'amica. Io non volevo farvi avere un incidente. Cercavo solo di rallentare i vostri inseguitori. Ma chi sei tu? Diciamo che sono colei che ti ha creato. Puoi fidarti di me. Hanno portato via Max e Sonia. E io non ho potuto aiutarli. Le mie nanoconnessioni sono deboli. Devi aiutarmi a trovare i ragazzi. Il mio programma rintraccia solo i nanobot, non le persone. Non posso aiutarti. Max nell'orecchio ha un auricolare che ho creato io stesso con i miei nanobot. Dov'è il cane? Lascia andare Sonia. No, 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 no. Perché vuoi un cane pieno di pulci? Questi non sono affari tuoi. L'ho lasciato in ospedale. Sai che farò? Gli strapperò zampe, coda e orecchie. Lo farò a pezzi. Sarà irriconoscibile. Poi, con quei nanobot, riuscirò a diventare, sì, il nuovo Napoleone. Prega solo che quel cane si trovi ancora in ospedale, altrimenti te la vedrai davvero brutta. Che cos'hai nell'orecchio? Dai, dammelo. Subito! Presto questa città diventerà mia e il mio sogno di bambino diventerà realtà.
Se il rapitore è colui che possiede questo edificio, le nostre possibilità sono pari a zero, più o meno. La tua invisibilità funziona ancora? Funziona, ma non molto bene. Alcune mie nanoconnessioni sono ancora interrotte. Incredibile. Ancora non ci credo. I ragazzi sono nell'edificio. Dovremo chiamare la polizia. Non ce la faremo da soli. Da adesso in poi registrerò tutto quello che vedi. E poi lo manderò alla polizia. Sei un esemplare umano molto intelligente. Grazie. Io gli ho mentito. Foxter è in macchina e non in ospedale. Quindi è il tuo Foxter? Il cane di cui stava parlando prima quell'uomo? Sì, e può diventare invisibile. Allora è a lui che urlavi. Scusa, ma che cos'è esattamente? È un robot o qualcosa del genere. Riesce a cambiare forma e sa fare tante altre cose. È fantastico. Come guidare la macchina di prima? Sì. Era lui che stava guidando. Io non sono tanto forte, sono un imbranato. Ti sbagli, questo non è vero. Non so chi altri sarebbe riuscito a resistere a quel tizio. Bisogna essere molto coraggiosi. Grazie. Allora, signor Duro, come facciamo ad uscire da qui? Ciao ragazzi, dov'è Arkan? È andato da qualche parte. Eccolo, prendetelo! Restate qui! Prendete quel cane! Ora sì che ci divertiremo. E perché i nanobot si trasformano solo se vuole quel ragazzino? Sono programmati per obbedire al loro proprietario. Se vuole che obbediscano a lei, avrà bisogno di un programmatore molto in gamba, e mi creda, in ogni caso ci vorrà molto tempo per riscrivere il codice. Certo. Ne ho uno. Ci penserai tu? No. No? Non conosco questa parola.
Allora le spiego che cosa significa. Significa io non lo farò per nessuna ragione al mondo. Ho creato quei nanobot per una buona causa, non certo per lei. Allora, tra 3 secondi, qualcuno sperimenterà la gioia del volo. Uno! Due! Tre! Fermo! Bene. Ascolta, non possiamo permettergli di prendere Foxter. Non immagini quello che hai in mente. Ho un piano, ma ho bisogno di aiuto. Che cos'è? Non lo so, ma è riuscita a mandare in tilt tutte le macchine elettroniche. Potrebbe tornarci utile. Bravo ragazzo. Come desidera che li programmi. Deve decidere adesso. Voglio che diventino inarrestabili. Niente deve riuscire a fermarli. Devono essere in grado di rubare criptovalute e di eseguire tutti i miei ordini. E quando avrò tutta la moneta elettronica che voglio, potrò finalmente diventare il padrone assoluto di questa città. Controllerò tutti i computer. A quel punto, tutti mi obbediranno e avranno paura di me. I nanobot saranno la mia potente arma segreta. Potrò tenere in pugno chiunque e nessuno oserà più mancarmi di rispetto. Va bene, ma deve prima togliere quel contenitore. Il vetro blocca il segnale di programmazione. D'accordo. Ma niente scherzi. O ti riduco in poltiglia. Dai, toglilo. Riavvio programma. Dovremmo fare qualcosa. Non siamo programmati per contrastare gli umani. Perché ci metti così tanto? Riprogramma quel maledetto cane. Ricordi quando mi hai detto che devo essere in grado di decidere da solo? Adesso ho preso una decisione. Non voglio essere un'arma per quello psicopatico. E per riuscire nel mio intento mi serve assolutamente il tuo aiuto. Max, ho bisogno che tu mi chieda di disassemblarmi. Disassemblarti? No, non posso farlo. Se lo facessi, non saresti più il mio Foxter. Ma io resterò sempre con te. Ricorda che sei il mio creatore. Sta tranquillo. Resteremo sempre insieme. Te lo prometto. Io mi prenderò tutto! Mi dispiace. Disassemblati. Prendi la macchina. Ora la polizia sa che hai rapito i ragazzi. Sì, ho appena inviato loro un video, così vedranno che razza di bastardo sei. Sei finito. Trova un telefono fisso e fa venire qui il mio elicottero.
sono te. E tu sei me. Sei stupido? Non sei niente senza quel cagnolino! Lascialo andare! Vorrei divertirmi ancora, ma ora devo andare. Cammina! Sa volare. Torniamo a casa, ragazzi.
Il tuo cane era forte. È stato un vero amico. E mi dispiace che non ci sia più. Sì, anche a me. Mamma! Max! Max! Sei vivo? Come stai? Ci hai fatto spaventare così tanto. Forza, torniamo a casa adesso. Ciao. Ciao. La Gears Robotics ha un brillante futuro, lo sai? E abbiamo bisogno di un professionista che sappia gestire la sicurezza. Ti interessa? Max, apri tu, per favore. Ho una lettera per Max Skorik. Eccola. È del concorso. Quale? È quello per disegnatore di fumetti. L'ho vinto e ora mi offrono un anno di workshop con un vero artista. È una cosa fantastica. Non sapevo che avesse partecipato. Neanche io. Bravo. E questo è per te. È tutto tuo. Che bello, amico, ciao. Tu che ci fai qui? Come vuoi chiamarlo? Io? Visto che sei riuscito a fermare il peggior criminale della città, ora sarai di certo in grado di gestire un cane. Allora, come lo chiamerai? Foxter. Lo chiamerò Foxter. E Foxter sia. Come vuoi tu. Che dici, Foxter? Facciamo di te un vero cane?